Roma riserva tante sorprese con le sue strade, con le sue persone e con il suo fiume, il Tevere. Buongiorno a Giorgio Casadio. Buongiorno. Giornalista e condirettore del Master di Giornalismo della LUISS, qui quest'oggi per raccontare non solo un libro che si chiama Gente di Fiume, storie di donne e uomini che hanno legato la loro vita al Tevere, di Palombi Editore, ma di un progetto in maniera più allargata che ci porta proprio a considerare quel silenzioso serpente, il biondo Tevere che serpeggia nella città eterna, che col suo lungo Tevere fa tanto dannare nel traffico, ma che riserva tante sorprese, specialmente con chi, a chi con sguardo nuovo un giorno, in un primo maggio, lo scopre più da vicino. Sì, il primo maggio fa riferimento al mio primo rapporto col Tevere. Decidemmo di fare un giro su questa motonave, Tiberone per i romani. Ci imbarcammo, partimmo il primo maggio. Dopo pochi metri di partita ci disse che non avremmo avuto cibo, non ci saremmo fermati e che saremmo arrivati a Ostia Antica, però che le rovine erano chiuse. Ecco, a posto. Un approccio tragico. Però che cosa accade? Che il viaggio su questa barca, lungo questo fiume, che io non conoscevo, io sono romagnolo, vengo dal mare, fu straordinario e ho scoperto un mondo di cui non conoscevo l'esistenza. Quindi il mio primo rapporto col fiume, inizialmente conflittuale, è stato di meraviglia per averlo scoperto. E poi questo rapporto come l'hai approfondito nel corso del tempo? Perché ci sono state voci storiche, letterarie che l'hanno affrontato. Certo, io... Il mio primo rapporto era da studente. Io ho uno scrittore che ho amato, Pier Paolo Pasolini, che ha dedicato molto della sua vita e della sua letteratura. Molti dei suoi personaggi sono nati sul fiume Riccetto. Ragazzi di vita, uno dei romanzi più importanti di Pasolini, racconta l'umanità bella, brutta, complicata, che vive attorno al Tevere. Riccetto e i suoi amici raccontano storie straordinarie di miseria ma anche di nobiltà, insomma, quindi il fiume è legato in questo modo. E tante persone legano la loro vita al fiume, tante più di quelle che riusciremmo a immaginare così su due piedi, certo. Non solamente le persone del Tiber One, del Tiberone, ma ci sono tante esistenze e sì. Queste esistenze, insieme ai ragazzi e alle ragazze del corso di giornalismo, avete cercato di approfondirle, di conoscerle e di svelarle meglio. In che modo? Grazie anche agli amici che lavorano per la costruzione del Museo del Tevere, sono i circoli più importanti di Roma, perché il fiume è legato alla città, ma contemporaneamente anche un rapporto complicato con la città. Probabilmente sono i muraglioni che lo tengono nascosto e quindi l'umanità che vive attorno al fiume va scoperta. E allora l'idea è stata quella di lanciare i ragazzi, che sono... Molti di loro sono già diventati professionisti, andare a scoprire l'umanità che esiste sul Tevere. In genere il Tevere nasce solo per i fatti di cronaca, il tuffatore del primo dell'anno, cose tragiche, tipo suicidi. In realtà c'è una grande umanità che ci vive e si scopre che esiste di tutto, dai piloti delle macchine, però a chi ha costruito un orto, a chi ci ha fatto i film, a chi ci ha fatto la cultura, e c'è un'umanità pazzesca. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno scovato 34 storie di cui nessuno di noi conosceva l'esistenza. Ci puoi fare qualche esempio? Nel frattempo stanno scorrendo un po' di foto che ci portano proprio a vedere i volti di questo misterioso Tevere che se ne sta chiuso là sotto. Ci puoi fare qualche esempio di queste storie? Sì, c'è... Una storia che a me è piaciuta molto era stata anche l'idea di chi ha voluto, avendo nella mente, voi sapete che esiste una regata tra due università inglesi, Oxford e Cambridge, che si sfidano sul Tevere, ed esempio era nata l'idea di fare la regata tra canottieri Roma e canottieri Lazio. Questa cosa è andata avanti per anni ed è stata portata avanti e c'è chi ancora lavora per portare avanti questa esperienza di cui a Roma si conosce poco. Esistono studiosi
che lavorano, che analizzano il problema del Tevere, e quindi una di queste storie noi abbiamo voluto conoscerla meglio. Ci è andata per noi la nostra Serena Cirillo, e il protagonista di questa storia è Pierluigi Panarisi, capitano di battello fluviale. Scopriamola insieme. Là sotto l'Aribari, del lungo Tevere. Mi ricordo che da giovane, da ragazzo, comunque andavo a fare il bagno al Tevere, questo è sicuro. E quindi mi ricordo i bagni da bambino, che i primi bagni sono stati fatti al Tevere e non al mare. Sei pratico, dal 2003 sono su questi battelli turistici, però in passato, in precedenza, navigavo su delle super petroliere, impegnativa da ambo le parti, perché lì era una vita molto più dura, e qui comunque in ogni caso bisogna avere una certa esperienza, pluriennale esperienza per quanto riguarda la navigazione, perché sembra facile, sembra un fiume facile, ma invece poi alla fine il carattere torrentizio dello stesso fiume lo rende difficile per quanto riguarda la navigazione. Non usiamo apparati tecnologici, ma solo l'esperienza e la conoscenza del fiume. Il fiume Tevere è un'esperienza di vita, diciamo che è una frase scontata, ma il Tevere comunque è come se fosse stato il primo monumento della città di Roma. Io da romano, da cittadino romano, prima che lavorassi qui, mi affacciavo da uno dei ponti e con tanta indifferenza guardavo sotto. Però una volta poi che si vive il fiume, gli stessi cittadini, gli stessi romani, a parte i turisti, vengono sorpresi, perché ripeto, c'è sta un habitat, c'è una flora completamente differente da quello che poi offre la città. Per cui animali che magari sì, i gabbiani in città ci sono, però i cormorani, germani reali, aironi cinerini in città non si possono vedere, mentre sotto comunque si possono osservare. La cosa bella, l'operazione che è stata effettuata per quanto riguarda il libro Gente di Fiume, e che hanno raccontato la vita di tanti personaggi che sono legati a questo fiume, ed è bene che comunque i giovani si avvicinino sempre più a questo fiume, perché dà valore a tutta la città, in ogni caso, stare vicino al fiume e rispettarlo soprattutto. L'emozione, la soddisfazione di questo lavoro è pure nel panorama che insomma che si può osservare. Considerate che ogni giorno, ogni mattina, io prendo servizio praticamente sotto Castel Sant'Angelo, per cui io ogni giorno ho la fortuna di poter vedere, sia col sole sia con la pioggia, uno dei più belli monumenti che la città offre. C'è un mondo fatto di storie e di poesie appena sotto i nostri occhi. Volevi aggiungere qualcosa, Giorgio? Sì, la musica di sottofondo di questo servizio, mi ricordo che uno dei servizi degli articoli fatti dai ragazzi è dedicata alla musica che è nata sul Tevere, alle canzoni che sono nate sul Tevere, che raccontano storie, e anche in questo caso ci sono storie tragiche e felicità che si sovrappongono, perché il Tevere è questa cosa, per cui la canzone Il Barcaroro Romano, però è una canzone tristissima, una canzone di morte, che però è passata alla storia come la bella canzone del Tevere. D'altra parte, le note che sentivamo erano interpretate da Gabriella Ferri, che forse più di tutte ha saputo interpretare quel carattere, certo, gioioso e festoso, ma anche particolarmente tragico. Che poi l'ha portata naturalmente a quell'esito della sua vita che tutti conosciamo. E, fra le varie storie ce n'è anche una che riguarda Giuseppe Cappelli e sì, gli orti del Tevere. Ma di che si tratta? Una storia bellissima di un giovane che comincia a fare il canottiere, che ha un rapporto magnifico con chi lo mette in barca, e scopre che questo coltiva un orto. Un'esperienza che gli è rimasta nella testa, per lui che è stato canottiere, padre di canottiere,
suo figlio è diventato campione del mondo, quindi ha dedicato la vita a questo, che a un certo punto ha trovato un'area del Tevere balneabile, bella, dove si poteva fare che cosa? Impiantare un orto, e questo ha fatto, e quindi c'è un'agricoltura biologica ecosostenibile in riva al Tevere ed è a disposizione di chi vuole andare a lavorare per questo. Ci sono 37 anni, si produce il miele, si fa tutto ed è una cosa straordinaria. Contemporaneamente ti mette in acqua, ti fa, puoi nuotare, fare i giochi d'acqua e salire su queste canoe, sulle barche, andare. È un'esperienza straordinaria da questo punto di vista. Fra i volti che avete collezionato di questa gente di Fiume, ce n'è uno che è Enrico Vanzina. Che cosa vi ha raccontato? Enrico Vanzina ci ha raccontato che lui a 13 anni fece una prima attraversata del Tevere e che quella cosa in qualche modo l'ha condizionato. E ci ha detto una cosa, che attraverso il col Tevere si può fare la storia, con i film girati sul Tevere si può ricostruire la storia di Roma. E cita da Chouchat fino a Gigrobò, l'ultimo film, un grande successo che è stato, in cui, se vi ricordate, un personaggio si butta nel Tevere e da una trasformazione diventa una storia di supereroe, certo. Partendo dal fiume inquinato. E quindi però comunque il fiume nel cinema ha raccontato la storia di Roma. Lui lo chiama l'entità incazzata nera, per Vanzina, il Tevere, proprio perché è tenuta laggiù in basso e poco distante, e poco con contatti stretti, poco stretti con la cittadinanza. A differenza, per esempio, della Senna e del Tamigi, il Tevere in qualche modo è un po' abbandonato. È vero, è appena più in là del nostro sguardo. È appena più in là, non lo si vede. Anche perché, quindi, anche questo impegno per costruire il Museo del Tevere, per riportare il Tevere più vicino alla cittadinanza, è una cosa importantissima. Se avete presente, durante le Olimpiadi si è scoperto che in qualche modo, così, la Senna era balneabile. Perché questo, però, perché comunque c'è stato un impegno per trasformare, per ridare il fiume alla cittadinanza. Un impegno che si vuole anche a Roma. E l'altra cosa, soddisfazione di questi, è di avere visto questi ragazzi bravissimi ad andare a scoprire che cosa c'è in questa città al di là degli occhi, quindi una grande prova del loro mestiere. Per loro che esperienza è stata mettersi... Magnifica, è stata avanti, io sono riusciti a mettere insieme due corsi, due bienni, perché non è semplice, sembra facile dire andate e trovate. Ed è invece coordinare il lavoro di questi ragazzi è la cosa più bella che esista, quindi loro si sono trovati bene, hanno avuto dei rifiuti perché hanno trovato persone, c'è chi ha detto che non voleva parlare, poi lentamente devo dire che trovare 33 personaggi non è semplice. E per te che esperienza è stata da uomo di mare, come hai detto, e non di fiume? Diversa, cosa hai scoperto? Diversa, perché il fiume, io ho abitato a lungo a Ponte Milvio, che per chi conosce Roma, io trovo che il ponte più bello di Roma, la zona più bella di Roma, quindi il mio rapporto col fiume è cresciuto negli anni, cioè le passeggiate su quel ponte sono sempre state bellissime, e quindi vivere il fiume, guardare il fiume, dare un'occhiata a quel fiume è sempre una cosa meravigliosa. E allora continuate a farlo, gente di Fiume, storie di donne e uomini che hanno legato la loro vita al Tevere. Grazie Giorgio Casadio per essere stato con noi.